Buonasera amici di Asi Sportivo, benvenuti dal Palatinio di Cerignola, dove si è appena conclusa la partita tra la Pige Volley Cerignola e Nelly Barletta. Mister, buonasera, sconfitta che si era già pronosticata contro la prima in classifica. Quali erano gli obiettivi per oggi? È stata dura come partita, come hai già detto tu, da calendario, come pronostico la sconfitta era quasi inevitabile. Complimenti alla squadra avversaria, è praticamente una corazzata fatta per vincere, anzi uccidere il campionato. Io ho trovato una squadra molto tecnicamente molto avanzata e ben messa in campo dal loro allenatore. Noi abbiamo molte ragazzine piccole in campo, oggi ha esordito anche una centrale di 14 anni, abbiamo cercato di limitare i anni, però ci è andata male. Comunque complimenti alla squadra avversaria, è una squadra veramente altamente competitiva. Ecco mister, è proprio qui che volevo fare la seconda domanda. Squadra molto giovane, gli obiettivi futuri quali sono? Il nostro desiderio è mantenere la categoria. Noi siamo stati ripescati all'ultimo, ci hanno chiesto il ripescaggio e abbiamo accettato proprio per fare esperienza alle ragazze del nostro vivaio. Infatti la maggior parte dei menti del nostro sestetto vengono dai campionati giovanili. Quindi l'obiettivo è far fare esperienza in C, cosa che a livello tecnico, soprattutto di traiettorie d'attacco, in Serie D non avrebbero fatto. Poi quel che viene durante il campionato cercheremo di raccoglierlo, di accettarlo. Logicamente non sono queste le partite che dobbiamo provare a vincere. Però devo dire, è un grande coraggio sia per la società che per l'allenatore mettere in campo appunto ragazze molto giovani, una sfida quasi, no? Sì, effettivamente vedendo cosa c'è in giro è una vera e propria sfida, è una politica societaria che abbiamo sposato da 4-5 anni, infatti abbiamo vinto anche i campionati precedenti, la seconda e la prima divisione, giocando prettamente solamente con ragazze del nostro vivaio. Qualche altra ragazza è venuta, si è aggregata all'ultimo momento nel volley mercato, però l'idea di base è far giocare sempre ragazze giovani, perché loro sono il futuro sul quale dobbiamo assolutamente costruire qualcosa. Adesso abbiamo il piacere di parlare con il vice della La Pige Libera Virtus Volley Cerignola, Cosimo Di Lucia. Buonasera Cosimo, oggi è stata una partita diciamo facile contro l'ultima in classifica, però non per questo, ho visto comunque che è stata mantenuta una certa attenzione da parte vostra. Sì, in parte, perché appunto pensavo proprio questo, dovevamo dare molto di più, perché comunque sì, in allenamento questa settimana sapevamo che non dovevamo abbassarci al loro ritmo e in parte in questa partita comunque ci siamo abbassati al loro ritmo, soffrendo anche un pochino in determinati punti. Fermo restando comunque che abbiamo fatto giocare quasi tutte le ragazze che comunque finora non hanno visto il campo, quindi abbiamo avuto anche delle risposte da parte di queste ragazze molto importanti. E in merito anche ad Oronzo Serena, questo cambio di ruolo sembra che sta avendo dei progressi adeguati. Noi sapevamo comunque che Serena veniva dai suoi anni dove appunto aveva fatto l'opposto. Con noi per 2 anni ha fatto la palleggiatrice, ma è sempre stato un ruolo adattato. Ci ha dato una grossissima mano, quest'anno l'abbiamo presa appunto per giocare da posto 2. Ci sta davvero meravigliando tra virgolette, perché comunque sapevamo il suo valore. Però possiamo puntare molto su di lei per far rifiatare qualcuna o per provare altri schemi. Ok, grazie, un in bocca al lupo per la prossima. Adesso abbiamo il piacere di parlare con Ivana Campanella, il capitano della Nelly Volley Barletta. Ivana, oggi di certo non vi aspettavate la vittoria, però comunque a tratti si è visto in bel gioco. Che ne pensi? Penso che comunque siamo partite con un deficit, io infortunata e anche con il libero titolare infortunato a casa per problemi, però comunque cerchiamo di mettercela tutta, però potevamo sicuramente fare meglio, non abbiamo fatto ciò che avremmo dovuto fare. Sicuramente le prossime partite, ci saranno partite comunque più facili dove potete anche acquisire questi 3 punti che comunque vi meritate, non per niente perché siete una squadra molto giovane e quindi tanto di cappello anche per questo. Sì, è vero, la dirigenza, l'allenatore hanno fatto questa scelta, ovvero di fare una squadra prevalentemente costituita da atlete giovani. È anche diciamo, una bella decisione, però comunque bisogna lavorarci e continuare su questa linea. Ok, grazie mille. Da Asi Sportivo, Lattaro Luciano, è tutto.